L'ultima coppia in sfida, vedremo poi chi andrà alla finalissima di Nonnissimi, c'è Antonio. Vieni Antonio. Ciao. Prego. Ciao a tutti, sono Antonio Tanca, vengo dalla Sardegna e sono qua per presentarvi il mio super nonno, il nonno dalle mani magiche, nonno Franco. Nonno Franco! Eccolo! Nonno Franco dalla Sardegna, da dove esattamente? Da dove esattamente? Tutti Figari, un paesino tra Sassari e Alghero. Ah, ok. Benvenuto, nonno Franco! Grazie. Prego. Posso sedermi? Mi s'accomodi. Simone si prepara. Attenzione! Che coppia! Che coppia! Come facciamo, Antonio, come facciamo? Francesco, vai! Avete visto il nonno dalle mani magiche? E oggi siamo qua infatti per presentarvi questo super brano che ha composto lui praticamente quando io sono nato, 24 anni fa, dal titolo Antonio Walzer, infatti porta il mio nome. Vai con Antonio Walzer! Questo qui facciamo. Vai, leggi una campagna. Attenzione, non rispondere. Troppo corta era. Prego, raccontaci il tuo nome. Io ho iniziato a suonare la fisarmonica grazie a lui, che comunque me l'ha trasmessa, l'abbiamo praticamente in famiglia, lui l'ha iniziata da suo padre, e lui l'ha trasmessa a me e poi a tutti i nipoti che ci sono in famiglia. E mi ha sempre accompagnato nelle serate, mi ha fatto da maestro e adesso comunque segue i miei appuntamenti nei fine settimana, nelle balere, nelle sale da ballo, nelle piazze, è sempre presente, è sempre stato presente. Bravo a te. Quanti anni hai tu? 24. E tuo nonno 74. 74. Che 20. Bella coppia, nonno e nipote. Tra l'altro per te è diventata anche una professione, sì, no? Sì, sei sì, anche sì. Insegnante di musica. Io da bambino sognavo di fare gli appuntamenti nelle piazze, nei locali come faceva lui. Tant'è che comunque quando ero bambino facevo anche il palco dopo che vedevo le sue serate, collegavo tutti i cavi, tutto quanto. E quindi era una bellissima... Sì, legatissimi nonno e nipote. Prego, sì, qui ma... tutti i nonni e nipoti, che c'è? Mi ha fatto adirare parecchio anche. Che ti ha fatto? Mi ha fatto incazzare parecchio. Bip, bip. Perché ti ha fatto arrabbiare? Adirare. Perché? Perché una volta che finivo di suonare, lui andava a casa e faceva il palco, mi portava via tutti i fili dei... E li rompeva. Quindi... Me li rompeva. Poi si faceva... Vabbè. Guarda.
i nipoti sono così, si divertono a fare gli scherzetti. Eccoli qui, tutti sul podio. Allora, chi andrà nella nostra finale di Nonnissimi, il giudice unico è Mauro Coruzzi. Hai qualche curiosità ancora prima di decidere, Mauro? Entrambi fisarmonicisti, però tu, se hai 24 anni, mi devi dire la verità. Ti piace più suonare Reginella Campagnola, come avete fatto adesso, dedicata alle donne dell'Abruzzo, peraltro quindi un omaggio dei sardi all'Abruzzo, o sentire le canzoni di Salmo, che sarà l'ospite speciale di Sanremo di quest'anno? Salmo, sì. Ti piace di più della Reginella Campagnola? Di la verità. Diciamo, allora, la verità, io ho sempre avuto il cuore legato alla musica folk popolare, la verità è questa. Basta questa, okay. bravo. Allora, molto sinceramente, il parere del pubblico. Antonio e nonno Francesco. Insomma, abbastanza equilibrati, abbastanza equilibrati studi e pareri. Caro Mauro, a te la scelta, quale coppia va in finale? Scelta difficile, però per la prima volta c'è un'interazione tra nonno e nipote e quindi in questo caso, visto che hanno fatto la stessa cosa, mi pare sia giusto premiarli per il loro impegno. Nonno e nipote con la fisarmonica! Antonio e nonno Francesco in finale! Francesco e Antonio! Ma complimenti a tutti! Simpatici, bravi! E complimenti ovviamente anche al nostro Pecciada! Complimenti anche al nostro Pecciada, perché andare per reparti a tentare di dare un po' di buon umore a chi è malato. Ma nipote poi. Complimenti a voi, ciao! Bravi, ci vediamo in finale e noi ci vediamo presto. Sono le 17:26 minuti in diretta allo Studio 1 Italia, sì. Allora, guardate. Attenzione. Guardate qui.